Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Sono vivo e finalmente torniamo su YouTube con un nuovo video. Forse avete visto anche il cambio dell'inquadratura, molti di voi in realtà non l'avranno neanche notato perché che cavolo di cambiamento è cambiare la webcam dal monitor. Allora, vabbè, sto zitto. Video oggi importante perché a parer mio esce finalmente nel gioco la skin più bella che potesse uscire. E si parla chiaramente di Max Gladiatrice, o Hermes in inglese, che vista così, ragazzi, già è stupenda. Credo cambino anche i colpi normali, e in più sono anche sicuro che cambi la ulti. La ulti, ragazzi, genera queste ali dietro alla schiena di Max che sono stupende. 79 sole gemme, e questo è un plus che rende la skin proprio la più bella del gioco, a parer mio. Perché oltre ad essere stupenda, costa anche poco. Possiamo definirla, secondo me, veramente la skin più bella nel gioco al momento. Faccio soldi e scopo, faccio soldi e scopo, faccio soldi e scopo, me ne frega un c***o. Quindi oggi l'andremo chiaramente a shoppare, la proveremo con l'Uomo Tigre, Signor Donny e Simone Rico. E oltre a quello la proveremo anche su Basketball, perché sembra essere la modalità di Max. E anche nella grafica proprio di Basketball, quindi quindi quale posto migliore dove provare questa skin? Proprio Basketball. Andiamo a shopparla con il codice creatore. Ok, perfetto. E andiamo a cliccare su shopping. Ecco qua la skin, ragazzi, che come vedete dal punto di vista dell'animazione non cambia per nulla. Cambia chiaramente il contenitore del suo liquido che beve. Suona malissimo, però dato che non è acqua, è un liquido strano, è un liquido che le dà energia. Ho preferito utilizzare il termine lì. Basta, andiamo in game! Andiamo in game, andiamo in game. E basta parlare di liquidi strani. E vediamo un pochino come funziona questa skin. Guardate già l'attacco come cambierà. E infatti, ragazzi, spara tipo delle cose, delle palline piccoline che mi fanno bagnare. Non da quel punto di vista, ma che mi. Vabbè, basta! Oh! Evito il colpo per rimanere vivo. Se questa palla entra, impazzisco. Non è entrata. E io, ragazzi, te mi faccio la ulti muovendomi. La ulti che però io vorrei vedere. Non la vorrei utilizzare per fare le triple. Dato che ha un effetto abbastanza bello. Guardate qua le mie ali. Mamma mia le mie ali, ragazzi. Quasi killata anche la Bea. Ma la Bea, ragazzi, sta hitando molto bene. E qua anche gli avversari stanno facendo il baffino a noi. E segnano pure. Ma che bei compagni che. No, scherzo. Mai dare la colpa ai compagni. Colpa mia, colpa mia. E dopo la gente la piglia a male. Credo sia più che altro la comp, eh. Questa è una comp proprio da foot brawl. Guarda questo schifo di brawler, oh. Ho la velocità, usiamola subito. Ma perché Sandy ha sempre la ulti che ci vuole un sacco di colpi a farsela e ce l'ha sempre? Ne ha già un'altra. Tanto per testare i nuovi alert con i kebab, con miscelli, con i popi popi. Ringrazio i bit in live comunque perché vi ricordo, oltre ad iscrivervi, che non ve lo chiedo mai ragazzi, ma noi ci siamo bloccati a 60.000 iscritti. Iscrivetevi, porco cane! Che vi ricordo che la road to 100.000 è sempre attiva, mannaggia voi. E che vado in live sul canale Viola finalmente. Sono tornato a fare live, se volete seguitemi. Noi intanto ci prendiamo anche sto canestro. Adesso zitto che andiamo. Non abbiamo fatto un tiro, ragazzi. Non abbiamo fatto un tiro. Porco demonio! Ecco perché non giocavo basketball. Ecco perché. Ah, ora ho capito il motivo. Ma sapete che ora l'ho capito? Tripla per me, please. Dai, caricati, ulti, ulti! Abbiamo perso da God Pela. Neanche il secondo game. Secondo game Underdog. Giusto per stiltare un po', ragazzi. Perché noi non eravamo tiltati, no?
Loro hanno una comp non meta, peggio. Guardate, loro entrano tutti i tiri, dal primo all'ultimo. E stavolta col cavo. Ragazzi, scrivete nei commenti se io entro fine video riuscirò almeno a fare un tiro. Secondo me no. Ma vi rendete conto di quanto sia diventato tryharder questo gioco? Ma quanto è da tryharder? Bisogna tryhardare per fare un tiro a canestro su basketball. Abbiamo già perso! Un commento. Non apro bocca, ragazzi, che meglio. Nella vita reale l'avrei fatto quel canestro. Solo che qua i tiri non rispettano la fisica. Sistemate la fisica del vostro gioco, Brawl. Brawl. Oh! No, raga, ma sempre quando devo tirare non tiro perché mi killano. Ma basta. Guarda, guarda, canestro. Ma non è... lei mi fa con tutto, mi fa quella bea di... quell'ape schifosa di sbocco, di la la la, e la la la, e la 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 la, e la lo lo lo. Usiamo le ali stavolta, ragazzi, perché vanno un po' flexate. La Enz tanto di sicuro al gadget di Mora. Un altro canestro, un altro canestro. Porco. Un altro canestro per loro. Porco demonius. No. Basta. Schifoso coccodrillo dinosauro. Quel cavolo che sei. No. 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 One eternity later. Ultimo game, ragazzi, del video. Nulla. Ci tengo a portarvi almeno una win, dato che la skin è bellissima, sì. Ma lo deve essere anche il video, spero. Quindi una win, grazie. Si spera arrivi ora. Quindi tryhardiamo, per favore. Già la Bea la sto hittando molto bene. La sto hittando molto bene. Non so neanche più parlare. Vediamo un attimo la velocità qua. Se Simone Rico utilizza un gadget, l'avrebbe dovuto utilizzare un po' prima, così io sarei avanzato. Però è rimasto in vita e l'ha utilizzato ora. Un po' male male da parte di Simone Rico. Non dico che per ora al full. Se questo non è canestro, io, ragazzi, avrei disinstallato l'app e avrei chiuso il video, ve lo giuro. Perché porco cane, va bene tutto però, cioè, no, Andiamo alla velocità, ragazzi, con le nostre belle ali. Facciamo Speedy Gonzalez, pru pru. No, cosa sto facendo? Fatti la tripla te, no? Vabbè. Ragazzi, sto tryhardando, non è che ho perso la concezione del video. Vedete che voglio portarmi una win nel video, ve la porto. Dai, anche qua. Donny? No! No! Fanno canestro!
culla la porco cane. Dai! Dai! Uff! Vai Donny! Te lo merita Donny, se lo merita Donny. L'uomo tigre! Porco! Crepa! Neanche l'auto-aim lo becca! Uomo tigre di nuovo nelle sue mani. Una, due, tre, quattro. Quinta partita, la prima win. Questo comunque, terminando il video, fa capire quanto il gioco... Non so, cioè se uno vuole anche provare a toccarlo quest'estate, a dire dai, riprendo a giocare a Brawl, ma come gli viene in mente di riprenderci a giocare, cioè riprendere a giocarci, se il gioco gli fa fare queste cose qua? Cioè guardate quante l'uso fatto, arrivo ok, quante l'uso fatto nel primo giorno in cui ho preso a giocare la ladder, quindi le partite 3v3, non ha senso, fixate il matchmaking. Non ha senso che uno riprenda a giocare, si becca tutti i tryharder contro. Il meta che avete creato, è questo il problema. Perché ormai il gioco, come ho detto in passato, è diventato molto più semplice da giocare. Quindi chiaramente ci sono più persone brave a giocarlo, perché ci vuole meno skill a giocarlo. E questo, ragazzi, è anche il problema per la quale il gioco sta piano piano morendo. Troppi brawler che non hanno dinamiche nuove, che non sono troppo skillati da giocare. E questo è il gioco, è il Brawl Stars di oggi. Mi dispiace un po', chiaramente, perché portandolo da 4 anni vedere una roba del genere mi dispiace. Quindi io vi ringrazio comunque, a prescindere da questo discorso, per aver visto il video. Iscrivetevi, lasciate like, seguitemi sul canale Viola. Noi ci vediamo con dei prossimi video. Nulla, ciao ragazzi.